Ciao ragazzi, ben ritrovati per le nostre lezioni di letteratura latina. Oggi parleremo di Caio Giulio Cesare. Cesare, che visse tra il 100 e il 44 a.C., domina la scena politica della prima metà del primo secolo a.C. Egli, discendente da una famiglia di antica nobiltà, la gens Iulia, percorre l'intero cursus honorum tra le file dei populares, fino a conquistare un potere personale di fatto incompatibile con l'assetto repubblicano. Nel 60 a.C. fa parte del primo triumvirato, un accordo privato di spartizione del potere tra Cesare stesso, Pompeo e Crasso. Nel 58-50 a.C. conquista la Gallia, ricavandone prestigio e consolidando il suo potere militare. Tra il 49 e il 45 a.C. è protagonista della guerra civile contro Pompeo, che vince con la battaglia di Farsalo del 48. Successivamente Cesare si scontra con i pompeiani. Dal 44 a.C. avvia la dittatura perpetua e un vasto programma di riforme, ma viene ucciso da una congiura di repubblicani, alle Idi di marzo. Per tutta la sua vita, Cesare concilia l'impegno politico e militare con interessi letterari e culturali. Il nome di Cesare è legato infatti a due opere di grande interesse storico e letterario: i Commentari de Bello Gallico sulla campagna in Gallia e i Commentari de Bello Civili sulla guerra civile da lui combattuta contro Pompeo. Tra le opere perdute, oltre a orazioni e componimenti poetici, ci sono il De Analogia, un trattato su argomenti linguistici e stilistici, e un libello polemico contro Catone Luticense, difensore della Libertas Republicana. Ma veniamo al termine commentarius, che può avere vari significati. Un rapporto ufficiale inviato al Senato da un magistrato o da un generale, le memorie personali di uomini politici, la raccolta di materiali grezzi per la stesura di un'opera storica. Nei commentari cesariani è possibile ravvisare tutti e tre gli aspetti menzionati. Essi infatti esibiscono lo stile oggettivo e impersonale di un rapporto, costituiscono un resoconto autobiografico, l'autore e il protagonista coincidono, non presentano l'elaborazione stilistica di un'opera storica, anche se va detto che non sono del tutto privi di pregi formali. Il De Bello Gallico può considerarsi diviso in due blocchi. I libri 1-7 descrivono la campagna di conquista della Gallia. Il libro 8 presenta l'organizzazione territoriale della Gallia e alcuni antefatti della guerra civile. Questo libro però non è attribuito a Cesare, bensì ad un suo luogotenente. Circa la cronologia della composizione, sussistono due diverse ipotesi. Cesare potrebbe aver composto i singoli libri nell'inverno di ciascun anno di guerra, durante la sospensione delle operazioni militari, oppure di getto, nell'inverno del 52-51 a.C. I commentari non contengono palesi falsificazioni che avrebbero inficiato la credibilità dell'intera opera. Allo stesso tempo, però, non mancano lievi omissioni o particolari dislocazioni degli eventi. Al duplice scopo di presentare la campagna gallica come una guerra difensiva, volta a rafforzare la sicurezza di Roma e a proteggere l'aristocrazia gallica minacciata dai rivoltosi, e ovviamente mettere in risalto le capacità militari e politiche di Cesare stesso, attribuendo per lo più alla sorte avversa la responsabilità di sconfitte e scelte errate. Anche il De Bello Civili può considerarsi diviso in due blocchi. I libri 1-2 descrivono le vicende del 49 a.C., la fuga di Pompeo e dei consoli, la guerra in Italia e in Spagna, l'assedio di Marsiglia e le operazioni in Africa. Il libro terzo descrive le vicende del 48 a.C., la guerra in Epiro e in Tessaglia, la battaglia di Farsalo, la fuga e la morte di Pompeo in Egitto, l'inizio della guerra alessandrina. L'opera potrebbe essere stata scritta negli anni 47-46 a.C., ma non si sa se sia stata pubblicata da Cesare stesso. Il terzo libro non è completo. Nel De Bello Civili è evidente l'intento propagandistico e di autoesaltazione di Cesare. I suoi avversari vengono presentati come corrotti e meschini, mossi da interessi privati e rancori personali. La propria condotta viene al contrario esaltata come esempio di moderazione e rispetto della legalità. Particolare rilievo viene conferito alla clemenza verso i vinti, contrapposta alla crudeltà degli avversari e al ricordo delle stragi mariane e sillane. Cicerone compendia le caratteristiche stilistiche essenziali dei commentari cesariani nella formula pura et illustris brevitas. Questo giudizio richiama l'attenzione sul lessico, che ha ridotto all'essenziale e depurato di forestierismi, arcaismi, poetismi, per assicurare chiarezza all'esposizione.
sulla sintassi rigorosa, lucida, con un ritmo incalzante, con un frequente ricorso all'ablativo assoluto, ai costrutti participiali, al discorso indiretto, sulla narrazione, che è concisa e chiara, quasi priva di ornamentazione retorica. Bene, il ripasso di questa parte è terminato. Io vi ricordo che per le lezioni online potete contattarci attraverso Facebook, Instagram o l'indirizzo centrodai83@gmail.com. Vi aspetto qui su YouTube per la prossima lezione. Ciao da Francesca!